Se le scuole primarie e secondarie di Messina e provincia potessero dare un voto a Palazzo Zanca e Palazzo dei Leoni, probabilmente gli assegnerebbero un 7, ma in condotta. E tutto questo perché in molti istituti scolastici le manutenzioni, soprattutto quelle straordinarie, sono rimaste al palo da anni, tanto che si fa sempre più concreta l'ipotesi di una chiusura delle scuole provinciali che necessitano di interventi straordinari. E di appena qualche giorno fa, infatti, una nota inviata dal commissario dell'ex provincia Filippo Romano, che ribadisce a sindaci e dirigenti scolastici che tutte le scuole a rischio dovranno necessariamente essere chiuse. Le casse di Palazzo dei Leoni sono così asfittiche che l'ente si trova costretto a ridurre al minimo anche le manutenzioni ordinarie. E non va meglio al comune, dove sul finire dello scorso anno alcuni consiglieri avevano paventato il rischio di chiusura del 50% delle scuole cittadine a causa della mancata certificazione di prevenzione incendi. La situazione, dopo una segnalazione del dirigente Ramo, è finita al vaglio dell'ispettorato al lavoro, investito dalla procura per fare luce sulla situazione. L'ente guidato da Gaetano Sciacca ha già raccolto tutti i dati richiesti sullo stato di salute dei 120 plessi cittadini, rilevando già come le segnalazioni di rischio e le richieste di intervento dei dirigenti degli istituti scolastici spazzino dalla messa in sicurezza delle scale antincendio alla manutenzione degli impianti elettrici, ma anche come non siano state tutte prese in carico da Palazzo Zanca a causa dei continui problemi di bilancio e del fatto che per adeguare gli edifici adibiti a scuole occorrerebbero circa 30 milioni di euro.